La Grecia conquistata conquistò il suo rozzo vincitore introducendo le arti nel Lazio contadino. Tuttavia, tracce rusticane rimangono ancora oggi. Il nostro ingegno infatti si rivolse tardi ai libri greci. E solo dopo le guerre puniche si cominciò a indagare quale utilità si potesse trarre dall'opera di Sofocle, di Eschilo o di Tespi. Con questi versi il grande poeta Orazio nel secondo libro delle Epistole riconosce l'influenza che la cultura greca ha esercitato su quella romana, specie dopo le conquiste del III e II secolo a.C., quando Roma estese il suo dominio prima sull'Italia del Sud e poi sulla Grecia continentale. I romani erano un popolo contadino alquanto arretrato e il contatto con la splendida civiltà della Magna Grecia esercitò un profondo influsso sulla loro società, originando un fenomeno che gli studiosi definiscono ellenizzazione. A Roma si diffusero la lingua e le arti del mondo greco e ciò favorì anzitutto la nascita di una vera e propria letteratura, con i primi scrittori latini che si ispiravano a quelli greci o erano greci essi stessi, come nel caso di Livio Andronico, l'autore della versione latina dell'Odissea. Questi era uno schiavo portato come prigioniero da Taranto, dopo la guerra del III secolo a.C., e una volta liberato divenne maestro dei figli del suo ex padrone, destino comune a molti schiavi di origine greca. Furono proprio questi personaggi i principali artefici dell'ellenizzazione. Infatti l'educazione domestica dei ragazzi romani era bilingue ed essi apprendevano sia il latino sia il greco. Un contributo importante fu dato anche da alcuni storici e filosofi greci, tra cui Panezio di Rodi e soprattutto Polibio, che fu portato a Roma come ostaggio nel II secolo a.C. e in seguito entrò nel cosiddetto Circolo degli Scipioni, una cerchia di intellettuali protetti da Scipione Emiliano di cui fece parte anche Gaio Lelio. Questi personaggi sono gli interlocutori di molti dialoghi di Cicerone, tra cui il De Repubblica in cui l'autore si è chiaramente ispirato alle teorie politiche di Polibio. In questo passo del primo libro, ad esempio, Lelio così si rivolge a Scipione indicandolo come cultore della sapienza greca. Mi ricordo che spesso ti intrattenevi a discutere con Panezio e Polibio, due greci fra i più esperti di questioni politiche, per dimostrare che la forma di governo migliore è quella che i nostri avi ci hanno lasciato. Non tutti a Roma furono favorevoli a questa apertura alla cultura greca e presto nacque un orientamento detto anti-ellenismo, che secondo la tradizione ebbe il suo portavoce in Marco Porcio Catone, il politico romano che ricoprì la carica di censore. Catone, che fu autore di un trattato sull'agricoltura ed era noto per le sue posizioni tradizionaliste e moraleggianti, fu avversario di Scipione Emiliano e avrebbe persino scritto un manuale di studio per il figlio Marco, evitando di affidarlo a maestri greci. Pare tuttavia che Catone non ignorasse il greco e lo stesso Cicerone lo mostra in buoni rapporti con Emiliano e Gaio Lelio, facendogli dire nel dialogo De Senectute che nella vecchiaia si era dato agli studi delle lettere greche. A un livello culturalmente più basso ci sono poi le commedie di Plauto, ambientate in Grecia ma in cui sono frequenti le stoccate polemiche contro schiavi e liberti greci, spesso descritti quali ladri e truffatori, dediti alla gozzoviglia e a vizi come l'omosessualità. Si tratta chiaramente di uno stereotipo culturale e un buon esempio è il monologo di Curculio nella commedia omonima, quando il protagonista corre per strada e ha parole offensive per gli schiavi e i liberti greci. Ecco questi greci coi loro mantelli, col capo coperto, che camminano carichi di libri, sempre ubriachi nelle bettole, intenti a rubare qualcosa. Vadano a casa loro, se vogliono evitare guai. Il pubblico delle commedie plautine era formato da popolani e romani poveri, che spesso vedevano negli schiavi greci dei temibili concorrenti nella lotta sociale, il che spiega l'atteggiamento polemico dell'autore. Accenti antigreci affiorano anche in altri scrittori tra la fine del I secolo a.C. e l'inizio dell'età imperiale, nonostante il processo di ellenizzazione fosse andato avanti e la società romana colta fosse ormai bilingue e profondamente imbevuta di cultura greca. Un esempio è l'operetta satirica attribuita a Seneca sulla morte dell'imperatore Claudio, che ammirava la letteratura ellenica e si circondava di liberti greci, rappresentato come uno sciocco incapace di esprimersi in buon latino. Ancor più corrosiva la satira dello scrittore Giovenale, agli inizi del II secolo d.C.,
quando ormai Roma era una città multietnica in cui convivevano individui provenienti da tutte le province dell'impero. Il poeta se la prende soprattutto con i greci, che dipinge con i consueti stereotipi e che accusa di aver inquinato la purezza della stirpe romana, con un atteggiamento apertamente razzista. Ecco le sue parole nella Satira Terza, in cui gli ellenici sono i suoi principali bersagli polemici. Una Roma ingrecata, o Quiriti, non posso soffrirla, ma quanto vi sia di acheo in questa feccia bisogna chiederselo. Grammatico, retore, massaggiatore, funambolo, medico e mago, un greco che ha fame sa fare tutto, volerebbe in cielo se glielo ordinassi. Nonostante tutto, il processo di integrazione fra cultura latina e greca si completò agli inizi dell'età imperiale, anche grazie alla diffusione di correnti filosofiche greche quali stoicismo ed epicureismo, e più tardi di neoplatonismo e culti misterici di provenienza orientale. Il rapporto tra latini e greci fu dunque ambivalente e oscillò tra grande ammirazione e pregiudizio, anche se i romani riconobbero sempre la superiorità culturale dell'ellenismo. Ne è una prova il fatto che il processo di romanizzazione, ovvero l'esportazione della lingua e delle istituzioni latine nei paesi conquistati, non si estese alle province del vicino Oriente in cui il greco rimase la lingua di gran lunga più diffusa tra le popolazioni. Tale differenza tra un occidente latino e un oriente greco si accentuò dopo la nascita dell'impero bizantino nel IV secolo d.C., che se anche si definiva romano aveva un nucleo culturale profondamente greco. Nel Medioevo questa separazione diventerà definitiva e la lingua greca verrà progressivamente dimenticata in Europa occidentale, tornando a diffondersi solo dopo la caduta di Costantinopoli nel 1453. La stessa distanza culturale si creò anche tra la Chiesa romana di rito latino e quella ortodossa di rito greco, con una contrapposizione di natura religiosa che per molti aspetti si conserva ancora oggi.